Ciao a tutti amici del blog, prima di tutto buon 14 di febbraio a tutti, proprio a tutti. Io mi sto rilassando 10 minuti e sto leggendo un libro, Il lupo e l'equilibrista, scritto da Max Solinas. Allora, sono a pagina 55, settimo capitolo, Il paese, e c'è una frase che mi ha colpita. Allora, ve la leggo. Dalla natura e dalla vita ho imparato a lasciare nel posto dove sono nate le cose e i ricordi e a tenere come tesoro inviolabile le mute e invisibili emozioni. Allora mi sono posta una domanda, visto che in questo periodo di emozioni ne abbiamo provate tantissime, allora mi chiedevo, ma Max Solinas, scultore, scrittore, amante della natura, come rappresenterebbe questo particolare momento, questo periodo che abbiamo attraversato tutti, proprio parlando di emozioni? Come esprimerebbe la sua arte, con una scultura in questo momento? Ma chissà se ha voglia di rispondermi. Un abbraccio a tutti, amici del blog. Ciao, a presto! Ciao Marisa, ciao. Ci risentiamo e sto riascoltando la domanda che mi hai fatto qualche giorno fa attraverso quel video. Ma come rappresenterai questo momento particolare? Mi viene quasi scontata la risposta perché lo faccio giornalmente. Non sono cambiate tante le mie attività durante questo periodo di lockdown, di chiusura, di poca serenità, ma poca serenità perché forse ci hanno tolto la libertà di pensare di essere liberi, al di là che poi in realtà io credo che veramente non lo siamo perché non esiste il concetto di libertà. Nina Simone un giorno scrisse che la libertà più grande è non avere paura. Allora io sto imparando proprio a non aver paura di aver paura, per cui mi rifugio. Con apertura, ma mi rifugio, sto dentro quello spazio che si chiama scultura, che si chiama scrittura, che si chiama lettura, scalare le montagne, stare nella natura del bosco e nella mia piccola intima famiglia. Consiglio di far questo a tutti quanti e come rappresenterei in questo momento una scultura per questo periodo sarebbe una figura femminile meravigliosa, spettacolare, silente, in un atteggiamento di attesa. Perché anche attendere in silenzio è un trucco nella vita. Ciao Marisa, ciao a tutti quanti, grazie e buona vita vera. Ciao!